È stato un lunedì di fuoco perché stamattina è arrivato il comunicato sull'esonero di Mister Zauli e questo pomeriggio è arrivata in maniera inaspettata una conferenza che ovviamente come tutte le conferenze mi sono ascoltato in cui si è parlato dell'assunzione di responsabilità da parte della squadra che, capitanata da Gigliotti, ha deciso di mandare un messaggio a tutti, società compresa, che il problema forse non era del tecnico, loro sono col tecnico, si è ribadito più e più volte di come la stima del mister da parte della squadra sia tanta e che le colpe siano della squadra. Quindi, nonostante io ero pronto a commentarvi l'esonero di Zauli dopo l'ennesima sconfitta che il Crotone ha raccolto, ha subito in campionato, dobbiamo commentare una situazione che oserei definire storica, perché al di là di tutto, oggettivamente, è successo poche volte che una squadra, diciamo, decida, di stare con il tecnico. Io mi ricordo che sia accaduto ad una squadra negli ultimi anni, non mi ricordo quale, ma mi viene in mente che in realtà è già successo una roba del genere, poi alla fine comunque il tecnico fu esonerato. Non mi ricordo quale squadra, però forse Calabrese addirittura, forse in Serie D, però sono sicuro che una squadra che sia accaduto in una piazza negli ultimi anni, sono strasicuro che sia già accaduto. Ripeto, non mi ricordo, non mi verrà in mente, però sono strasicuro che sia successo. Detto questo, a parte che non è che qui siamo qui per fare la storia che l'hanno fatto perché sono i primi, non è quello. Evidentemente è mancato qualcosa. Evidentemente la squadra si è resa conto che il problema effettivamente è stato loro. Ciò che non si è detto in conferenza, forse, che si è avuto forse paura anche di dirlo, è sulle colpe che magari ha la società nella costruzione della squadra. Perché è normale che non sto qui io ad additare colpe a chi ovviamente è lì e è lì per un motivo, perché è giusto e meriti di stare lì. Però quando ovviamente si costruisce una squadra è normale che non si faccia mai bene, anzi. Un direttore sportivo, un direttore generale non riesce mai, mai a fare tutte le operazioni giuste, è impossibile. Un direttore deve cercare di fare le operazioni migliori possibili, che poi si spera che possano fruttare, che poi riescano a rendere in campo, ovviamente in concordanza con le idee del tecnico. Quindi si è scelti insieme una squadra che avesse tanti registi, che non avesse interditori, perché il Crotone non ha interditori, non ha gente che fa legna, o meglio, ce l'ha ma con caratteristiche particolari, perché Felipe e Petriccione spesso sulle seconde palle ci arrivano anche, a intercettare palla ci arrivano, ma fisicamente non sono, non è un Aua, non è un Carraro anche che ha centimetri, facendo riferimento all'anno scorso. Quindi non si è detto, perché forse si è avuto un po' paura, però potrebbe anche ricadere sulla società. Ma non è qui una volontà mia da parte, cioè di accusare qualcuno, è di cercare di spiegare la situazione, o provare a spiegare dal mio punto di vista, umilissimo ovviamente, quella che è la situazione di una squadra che è in difficoltà. La società si è resa disponibile ad accettare la richiesta della squadra, adesso si è detto che si darà qualcosa in più rispetto a quanto si è dato che la società, la squadra ritiene essere il massimo. Cioè finora si è dato il massimo, però si vuole dare ancora di più, che è un paradosso, perché in termini è un paradosso, cioè io capisco cosa vuol dire, però va bene, nel senso non lo si è voluto dire perché ovviamente non si può ammettere che spesso è calata la, cioè, o meglio si è detto. Spesso manchiamo di attenzione, non siamo discontinui e si è detto. Ovviamente la cattiveria c'è sempre stata. Sì, però io
adesso quando guardo le partite tendo a segnarmi, tendo da 2 anni che guardo le partite, ogni partita mi metto lì degli appunti per poi commentare, ogni partita che vedo, no? E per esempio, se io vado a leggere quello che ho scritto io contro il Cerignola, quando gli altri sbagliano, noi non segniamo. Pareggio assurdo per un Crotone da rivedere. 21 settembre, per non andare troppo in là. Poi, partita che ho visto contro il Sorrento, Crotone che non riesce a chiuderla, vittoria giusta, ma grande sofferenza nel finale e incapacità di chiudere la partita. Nei primi minuti del secondo tempo, partita equilibrata, Crotone che gioca basso. Pronto a ripartire, ma su qualche cross delle fasce rischia. Quindi problema delle palle alte che ha citato Mister Zauli. Partita contro il Benevento, sconfitta incommentabile. Fase centrale in cui Crotone cala di attenzione, dopo il 2-1 in particolare, e soffre la felicità avversaria sulle palle alte. Io mi chiedo, no? Se una squadra è stata creata, cioè, allora, se una squadra soffre sulle palle alte, ok, c'è da capire i motivi per cui soffre sulle palle alte. Perché possono portare a due direttrici. La prima è colpa della squadra perché manca di attenzione, manca di cattiveria. Quello che non si è detto è che era giusto dire. Ma non perché si vuole accusare, non si, perché si vuole creare polemica, perché è giusto dirlo, perché la realtà può essere anche questa. Perché evidentemente società e tecnico qualcosa in sede di mercato hanno sbagliato. Cioè, non è un reato, tutti sbagliano, ci mancherebbe. Ripeto, tutti i direttori sportivi, anche Pantaleo Corvino sbaglia, ma sbaglia tutti i giorni. È normale, non è una colpa. È una realtà. Evidentemente, mister e società qualcosa sul mercato hanno sbagliato. Perché io mi chiedo, noi soffriamo la fisicità avversaria in un campionato come la Serie C, dove il 90%, se non il 99%, delle squadre hanno giocatori molto fisici, sì, tecnica, però sono tendenzialmente squadre molto fisiche, no? Che spesso puntano sulle seconde palle, sulle palle alte. Ma mi chiedono, ma può essere un problema solo di attenzione, il problema delle seconde palle, delle palle alte, quello che volete voi? O magari manca anche qualcosa in rosa, manca anche qualcosa nella costruzione della squadra. Ripeto, non è una critica, cioè non è un'accusa, non mi interessa fare accuse, non sono un... non voglio andare in tribuna, non mi interessa fare il magistrato, colui che giudica, non mi interessa. È per cercare di provare a spiegare una situazione comunque difficile perché il Crotone non è nelle posizioni che gli competono. Va bene, anche le altre squadre stanno facendo male, però l'Avellino ha cambiato allenatore, il Catania quasi quasi, perché è lì lì per mandare via Tabbiani. Poi il Potenza ha cambiato allenatore. Cioè, quindi diciamo che quello che ha fatto il Crotone, che ha fatto la squadra del Crotone, è certamente qualcosa di importante. Però ripeto, sicuramente i calciatori devono dare qualcosa di più, perché la storiella dell'abbiamo dato già il massimo, sì, va bene, non possono dire altro. I giocatori quando fanno le interviste dicono le solite due o tre cose perché non possono dire altro. Però al di là di quello, cioè... non è che magari c'è anche qualcos'altro che risale al mercato estivo che forse è mancato, che non è solo una colpa della società, perché anche il tecnico, evidentemente, magari assieme alla società, poteva, diciamo, anche consigliare qualcos'altro in termini di organico. Poi non è neanche che il Crotone dici non è una squadra fisica, perché comunque gente alta ce l'ha, gente brava nei contrasteri ce l'ha, quindi non è tanto, però è porre l'accento anche su quello che potrebbe essere un altro problema. Detto questo, sicuramente per chiudere un po', il Crotone ha necessità di svegliarsi, in primis i giocatori, perché hanno detto loro chiaramente che la colpa era loro,
con questa conferenza hanno detto chiaramente che la colpa è loro, è la loro, non è del tecnico o non è solo del tecnico, è in gran parte anche loro. Quindi loro devono dare qualcosa in più. Evitiamo di dire che dobbiamo dare più del massimo perché è un paradosso. Non puoi dar più del massimo, uno può dare il massimo stop perché non esiste il 110%, esiste il 100% punto, non vuol dire nulla, non vuol dire niente, do il 120, non vuol dire niente, non vuol dire niente, non vuol dire. Vuol dire che stai facendo retorica, non vuol dire nulla, do il 120%, non vuol dire niente perché il massimo è 100 punto, niente, cioè il massimo è massimo, basta, non è che c'è qualcosa oltre il massimo, c'è il massimo. Quindi evidentemente si è fatto meno del massimo finora, cioè è qualcosa di paradossale, che non sta né in cielo né in terra, dire ma do più del massimo. No, tu puoi dare il massimo, basta, più del massimo non puoi dare. Quindi, evidentemente, forse qualcosa è mancato, che sia aggressività, cattiveria, attenzione, quello che volete. Certo è che vedo anche dei calciatori un po' frustrati perché è normale. Quando Gigliotti dice la battutina della maestra, eccetera, è giusto, sono giocatori che sono frustrati, però io mi chiedo, ma questa frustrazione perché non si riesce a metterla in campo? Qual è il motivo per cui, cioè io personalmente, se poi è un carattere mio, no? Però ognuno ha il proprio carattere, ma se mi si provoca, se mi, cioè io do qualcosa di più, do il massimo, non do più del massimo, do il massimo, ok? Che magari prima non davo per tanti motivi, per tanti motivi. E se mi si provoca, eccetera, do il massimo. Quindi mi chiedo, ma perché questi calciatori, quella cattiveria che possono, quella frustrazione che possono accumulare magari per le battutine che subiscono, eccetera, per le critiche che subiscono, eccetera, perché non la riescono a mettere in campo? Questa è la domanda, un'altra domanda importante. Comunque, ripeto, io, sono curioso di vedere la prossima partita, perché lì sarà interessante vedere come scenderà in campo la squadra all'uscita contro un avversario importante come il Foggia e vedere un po' che poi non basterà neanche la prossima perché non basta vincere 2 o 3 partite consecutivamente per risolvere il problema. Questo poco, che sia chiaro a tutti, che sia chiaro a tutti, non basta vincere 2 o 3 partite di fila, semmai le vinceremo per risolvere i problemi. Questo è chiaro. Comunque, vediamo un po' come accadrà. Io sinceramente sono curioso di vedere come si evolverà la situazione perché comunque i toni della conferenza sono stati molto accesi, forse anche troppo. Da entrambe le parti, sia da parte giornalistica che da parte anche della squadra barra Vrenna. Però questo è. Vediamo un po' il futuro, il da farsi e ripeto, sono curioso di vedere un po' come andrà avanti la situazione. Ci vediamo alla prossima e vediamo un po'. Ciao a tutti, ragazzi.